Ciao amici di Video Ripetizioni, benvenuti. Oggi ti parlo di Google Shopping Express. Ti sei mai chiesto quando vai a fare la spesa quanto tempo sprechi? Quanto è noioso fare la spesa? Magari a qualcuno fa piacere, ma Google ha inventato ed ha pubblicato, pubblicizzato proprio ieri, quindi ad inizio agosto 2014, questo nuovo servizio. Lo trovi qua, guarda. Basta che digiti google.com/shopping/express. E non è la spesa, diciamo, di prodotti tecnologici, è proprio la spesa di tutti i giorni, quindi detersivo, pane, affettato, quello di cui hai bisogno. Come vedi, è una cosa prettamente americana per ora ed è di concorrenza ad Amazon che, se ci segui su videoripetizioni.com, ha annunciato da pochissimo tempo che porterà la spesa entro il prossimo anno, quindi entro il 2015, all'inizio solo negli Stati Uniti, poi in tutto il mondo, tramite droni che sono radiocomandati, telecomandati a distanza, che volano naturalmente e ti portano la spesa a casa. Bene, Google Shopping Express è la risposta ad Amazon. Come vedi, ad ora è disponibile solo in queste città. Basta che clicchi qua in alto a destra, non so se vedi la freccia. Basta che clicchi qua e puoi vedere che è disponibile a Downtown Manhattan, ovvero diciamo New York, Manhattan, il centro città, San Francisco, Bay Area, quindi la zona proprio di Google, diciamo dove stanno loro, e poche altre per ora città negli Stati Uniti. Secondo noi a breve si diffonderà in Europa nelle maggiori città. Ecco, come puoi vedere, se scorri verso il basso, questi sono i supermercati che conoscerai benissimo, famosissimi, con cui è convenzionato. Vabbè, dai, Toys R Us, magari c'è anche da noi, e qualcos'altro. Google Play, naturalmente, perché diciamo è l'obiettivo di Google concentrare tutte le sue vendite all'interno di questo portale web, di questo Shopping Express, e quindi anche i prodotti di Google Play li puoi trovare dentro Shopping Express. La cosa interessante è che vedendo il video su YouTube, naturalmente, di Google Shopping Express, più di un video, e leggendo le condizioni, è che all'inizio, quindi come puoi ben vedere, è partito adesso negli Stati Uniti, il 2 settembre scade l'offerta e per i primi 6 mesi, se sei un nuovo cliente, le spese di spedizione sono gratuite. Addirittura, per il primo acquisto ti fanno uno sconto di 10 dollari. Vabbè, non si butta niente, è molto interessante. La cosa interessante è che se clicchi qua, Stores, puoi vedere sempre i negozi con cui è convenzionato, quindi da noi magari ci sarà la Coop, S lunga, suona un po' male rispetto a accostati a questi nomi così americani. E oltre che per negozio, quindi per brand, per marca, qua dal Stores, puoi anche, diciamo, cliccare per categoria, quindi grocery, ovvero diciamo alimentari, detto proprio tra noi, quindi anche caffè, succhi di frutta, acqua, bibite, health and beauty, ovvero healthcare, quindi tutto per il benessere e per la casa. Ecco qua quello per la casa che puoi prendere per i bambini. Quanti di voi sono usciti il sabato o la domenica per cercare dei pannolini al centro commerciale e poi si ritrovano con il carrello della spesa pieno di tutto tranne che dei pannolini? Ecco qua, con Google Shopping Express compri solo i pannolini. Toys, giocattoli, apparel, quindi vestiti e via dicendo, e anche di più. La cosa interessante è che se ti registri su Google Shopping Express puoi decidere addirittura andando avanti l'orario di consegna, quindi puoi decidere se vai avanti, lo puoi vedere anche dai video su YouTube perché è proprio un prodotto sperimentale questo Google Shopping Express. Puoi decidere gli orari di consegna della spesa, ad esempio dalle 9 del mattino fino alle 9 di sera, oppure puoi decidere la fascia oraria, molto interessante, ad esempio c'è anche la fascia oraria dalle 6 del pomeriggio, quindi dalle 18 alle 21 di sera, magari per chi lavora e rientra a casa tardi. E inoltre se vai avanti sul campo, qui da My Account, Settings, puoi decidere anche se iscriverti alle mailing list di tutti i negozi, di tutte le catene, puoi registrare addirittura anche le tue tessere punti per fare i punti, perché no? Interessante, da noi ci saranno altre tessere, altri supermercati, comunque hanno pensato a tutto, come è classico di Google. E ti dicevo che puoi aggiungere al momento dell'acquisto anche delle note, ad esempio sul campanello c'è scritto Rossi Mario, percorrere il vialetto e gira subito a destra per dove lasciare la spesa. Ecco, questo in America. Può funzionare secondo te in Italia? Magari ti rubano la spesa, torni dal lavoro tardi e non trovi più niente, ma hai pagato? Secondo te, che ne pensi? È interessante?
Bene, a proposito di newsletter, ti invito anche ad iscriverti al portale web videoripetizioni.com, qua a destra, dove oltre 2334 oggi amici si sono iscritti alla newsletter ufficiale, di iscriverti, sperando di esserti stato utile, sul canale ufficiale Videoripetizioni, dove abbiamo superato i 6500 amici come te che si sono già iscritti ed oltre le 747.000 visualizzazioni. Ci trovi dappertutto sulla pagina Facebook, dove ti pare, YouTube, Google Plus e via dicendo. Come puoi ben immaginare, mi sono scordato di dirtelo, Google Shopping Express lo trovi anche per app Android o iPhone, quindi Mac, scusami, Apple o Android. Bene, scrivimi sotto nei commenti che ne pensi, spero di esserti stato utile e di averti aggiornato su una per ora curiosità, ma chi lo sa, magari domani sarà la consuetudine, visto che il tempo a disposizione è sempre di meno. Ti mando un abbraccio e ti ringrazio, come sempre, per seguirmi. Ti auguro un'ottima giornata. Ciao.